Benvenuti, siamo con il professor Stefano Vicari, professore ordinario di neuropsichiatria infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e responsabile dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Benvenuto, professore. Buongiorno. Professor Vicari, in Italia manca una cultura del benessere mentale, relegata solo ad alcuni ambiti specifici, compreso quello dei familiari interessati. Come si può costruire nel nostro paese una cultura ampia del benessere mentale? Questa è una bella domanda, devo dirla, perché vede, siamo tutti molto consapevoli di quanto sia importante tenerci in forma fisicamente, fare attenzione all'alimentazione, quello che mangiamo, quindi a quello che beviamo, agli stili di vita che possono favorire appunto una salute fisica importante. E forse siamo meno consapevoli che in realtà della salute fa parte anche la salute mentale. L'OMS ci dice non c'è salute senza salute mentale. E quindi il nostro benessere psicologico, in altre parole. Quindi spesso i genitori forse non sono così sensibili e attenti proprio perché manca una cultura, non per loro responsabilità, a questa necessità. Perché vede, la salute mentale, così come la salute fisica, si costruisce nel corso dello sviluppo e poi si mantiene nel corso della vita. E ci sono degli aspetti che riguardano la gestione delle nostre emozioni, quindi ad esempio come viviamo un successo, come vediamo un successo, anche come gestiamo questi aspetti, come gestiamo la rabbia, l'aggressività, ma anche dei comportamenti, come gestiamo le relazioni, come entriamo in contatto con gli altri. Tutto questo fa parte ed entra a pieno titolo nel nostro concetto di salute mentale. Poi, e immagino a questo lei si riferisse soprattutto. Il problema diventa enorme quando invece c'è un disturbo mentale all'interno di una famiglia. Un bambino che ha un autismo o un adolescente che si taglia e che ha tentato il suicidio, o un adulto schizofrenico, ad esempio. Queste per le famiglie sono spesso prove davvero molto difficili, ma che, come dice lei, si trovano le famiglie a vivere da sole. Cioè non c'è, o c'è molto poco, una rete sul territorio che sia in grado di accogliere queste necessità. Vede, se un bambino o se un signore di 40 anni ha un attacco di appendicite, verosimile, diciamo, nessuno di noi verrebbe in mente che questo tipo di problema non si riesce a risolvere. Il bambino o l'adulto troverà nel primo pronto soccorso una risposta adeguata. Se un ragazzo di 14 anni tenta il suicidio, però, non trova su molte parti del territorio nazionale, non trova nessuna risposta. Ed è una condizione drammatica, perché vale la pena ricordare che il suicidio è la seconda causa di morte tra i 10 e i 25 anni. Quindi se un ragazzino tenta il suicidio a Potenza, piuttosto che a Cosenza o a Crotone, piuttosto che a Teramo, piuttosto che a Perugia, piuttosto che in Valle d'Aosta, non ci sono in queste regioni, le ho nominate non a caso, ho dimenticato Campobasso, non ci sono proprio posti letto in grado di poter accogliere queste necessità. Quindi questi ragazzini non hanno una risposta concreta. Quindi manca la possibilità di un'assistenza, manca, cioè viene negato poi il diritto costituzionale alla salute e alla tutela della salute. Questo è un dato davvero drammatico e si è accentuato notevolmente con la pandemia recente, con il Covid. Ecco, lei ci ha detto appunto di questa criticità nella gestione di episodi, soprattutto nell'adolescenza per i bambini, e ci ha citato anche il discorso del Covid. Non a caso, nell'ultimo periodo registriamo un aumento di episodi di violenza che coinvolgono anche il mondo, in modo particolare il mondo della scuola. È solo una sensazione, oppure i nostri adolescenti vivono con maggiore difficoltà il periodo del post-Covid, post-pandemia? Ah, questo non c'è dubbio, e non solo per gli episodi di violenza, perché per gli episodi di violenza in realtà hanno caratterizzato un po' tutte le nostre generazioni, no? Io ero diciottenne alla fine degli anni 70, quindi sono stato adolescente negli anni 70
ricordo davanti a scuola mia ci si sparava per motivi ideologici allora, no? C'erano i grossi conflitti fra l'estrema destra e l'estrema sinistra, ci sono stati gli anni di piombo. Voglio dire, la mia generazione da adolescente ne ha combinate forse di peggio rispetto a quelle che vediamo oggi. Però non c'è dubbio che a livello di sofferenza mentale oggi l'impatto è molto più forte che 30, 40 anni, 20 anni fa anche, guardi, le percentuali di adolescenti che stanno male oggi mentalmente sono molto più alte, forse tra le più alte che abbiamo mai conosciuto. La pandemia ha amplificato notevolmente. Guardi, anche questo diventa, no, un po' sensazionalismo dire mai come oggi. In realtà non è del tutto corretto. C'è da dire che nei periodi di forte crisi, di forte stress sociale, le guerre, le pandemie, le carestie, le grandi crisi economiche, quelli sono i periodi in cui le malattie mentali proliferano moltissimo. Però oggi c'è un dato in più, quindi noi abbiamo vissuto un periodo di forte stress, la pandemia, e questo già da solo spiegherebbe il grande aumento. Ma oggi abbiamo un fattore in più, che forse in passato avevamo meno, e c'è una grande diffusione di strumenti che creano dipendenza. Da una parte le sostanze. Oggi i bambini cominciano a farsi di cannabinoidi e poi, non basta, e poi si passa spesso, ma anche qui non voglio banalizzare, ma è proprio la realtà che noi vediamo ogni giorno. Questo vorrei dire ai genitori, guardate che non è il solito discorso che poi i ragazzini diventano poi gli abusatori. È proprio così. I bambini incontrano i cannabinoidi in prima media, a 11 anni, questa è un po' la realtà. E oggi abbiamo poi un'altra forma di dipendenza che epoche precedenti non hanno conosciuto, che è la dipendenza da cellulare. Ormai le statistiche ci dicono che i bambini e i ragazzi, i bambini, passano almeno circa 6 ore al giorno utilizzando il cellulare. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma in passato c'erano ad esempio ragazzi che leggevano per 6 ore al giorno, no? C'erano delle dipendenze anche in passato. Intanto non erano così diffuse, ma poi l'attività che noi svolgiamo al cellulare, perché anche noi adulti non è che ne siamo esenti, è di tipo diverso, c'è una gratificazione continua, è proprio una condotta che porta alle manifestazioni cerebrali che sono le stesse che noi troviamo nei dipendenti da sostanze. Mi spiego meglio. Se noi sono stati fatti studi nelle persone che hanno sviluppato una dipendenza vera e propria dall'uso del telefonino, sa, le dipendenze si misurano, no, con l'abituazione, cioè la necessità di avere molto tempo, sempre più tempo, quindi sempre più sostanza per avere lo stesso livello di godimento, oppure l'astinenza, cioè se non riesco ad accedere allo strumento, alla sostanza, o delle crisi di agitazione, di violenza anche. Ecco, la ricerca compulsiva della sostanza o dello strumento per poter placare la propria agitazione. Ecco, quando noi facciamo degli studi, andiamo a guardare il cervello di chi è dipendente da cocaina, ad esempio, o chi è dipendente da strumenti elettronici, le aree che si attivano e che sono coinvolte sono le stesse. Quindi sono proprio vere e proprie forme di dipendenza. Perché le dipendenze sono così importanti? Perché le dipendenze da sostanze o da altri strumenti o da strumenti elettronici amplificano il disturbo mentale. Possono, come dire, è come benzina sul fuoco, fare da moltiplicatore rispetto a chi magari ha già dei fattori di rischio o dei livelli di sofferenza iniziale. Quindi davvero i ragazzi oggi vivono un periodo molto difficile, la pandemia, più le dipendenze stanno impattando fortemente. Quanto? Beh, oggi gli studi su grandi numeri ci dicono che circa il 25-30% degli adolescenti, qualcuno dice addirittura il 40%, e lo dice l'UNICEF, non lo dico io, soffrono di ansia o di depressione, quindi presentano già dei segni di malattia psichiatrica. Ecco, professore, lei appunto parlava di questo aumento di malattie, quindi di disturbi. E tra questi, alcuni fenomeni di isolamento e di ritiro sociale, come per esempio quello dell'ichikomori o della sindrome della capanna, sono sempre più diffusi. Come affrontare questi disagi? Anche questo è molto vero, sono sicuramente molto più frequenti che in passato e sono in costante aumento. Come
con Maria Pontillo, che è una psicologa con cui lavoro da molto tempo, abbiamo pubblicato tra l'altro un libro che abbiamo voluto intitolare Non solo in Kikomori, adolescenti che non escono di casa. Nel senso che, vede, c'è una semplificazione sul fenomeno del ritiro sociale. Il ritiro sociale è proprio appunto i ragazzi che scelgono di non incontrare gli altri. Ecco, a volte non è una scelta, ma è una manifestazione di un disturbo mentale. L'Hikikomori si riferisce a una libera scelta del ragazzo che non vuole più uscire di casa, forse i moderni eremiti. Ma, dicevo, alla spalla del ritiro sociale, alla base del ritiro sociale, spesso c'è un disturbo mentale, che può essere ad esempio una forma d'ansia, che può essere ad esempio una fobia sociale, ma può essere anche una depressione, o in alcuni casi un esordio psicotico. Quindi bisogna fare attenzione a non considerarli come fenomeni, diciamo, di libera scelta, ma sono spesso le spie, per lo più sono spie di un disturbo mentale che si va strutturando. Quindi bisogna fare molta attenzione. Cosa fare? Non aspettare, non perdere tempo, chiedere aiuto quando le prime manifestazioni si presentano, chiedere aiuto a una psichiatra o a uno psicologo, perché queste manifestazioni possono essere appunto le prime manifestazioni di un disturbo mentale più complesso. Ecco, l'isolamento può essere anche una sorta di allarme sociale, nel senso che, come dicevamo prima, l'uso di dispositivi che ci porta ad isolare, questo ritiro sociale, può essere anche una difficoltà dei giovani d'oggi a non essere più in grado di socializzare ed affrontare anche le crisi, le difficoltà tra i pari? Sì, può esserci anche questo. Poi ci dobbiamo sempre ricordare che un adolescente è il risultato di un'evoluzione, di una crescita, cioè l'adolescente è l'evoluzione del bambino che è stato, quindi come genitori abbiamo l'obbligo, la responsabilità meglio, di educare i nostri ragazzi sia a gestire le emozioni, no? Diciamo all'inizio, ma anche a gestire le relazioni in modo positivo. È indubbio che oggi, soprattutto per i ragazzi che vivono nelle grandi città, questo forse è meno vero per chi vive in un piccolo centro, ma le occasioni di socializzazione si sono ridotte molto fortemente. Guardi, ho già fatto riferimento alla mia esperienza. Io da ragazzo ho vissuto per molti anni l'esperienza degli scout, discutibile, criticabile, non sto qui a proporla come modello, ma era un'occasione di forte socializzazione, così come ho vissuto l'oratorio fin da piccolissimo. Oggi è molto più difficile che i ragazzi vengano coinvolti, si lasciano coinvolgere in attività di questo tipo. Anche lo sport, in fondo, che è sempre stata un'occasione di forte socializzazione, oggi è molto spinto sugli aspetti di competizione, di risultato, di performance. Quindi quello che poteva essere un aspetto piacevole è diventato anche quello fonte di forte stress. Oggi la socialità prevalente che si sperimenta è con l'uso dei social, quindi con l'uso virtuale della relazione, e questo si fa spesso chiusi dentro la propria stanza, e ancora una volta quindi manca l'incontro con l'altro. Ma l'incontro con l'altro in persona è fondamentale per costruire il nostro sé, cioè chi siamo. Noi abbiamo capito e capiamo ogni giorno se siamo simpatici, antipatici, divertenti, intelligenti, sciocchi, opportuni, inopportuni, piacevoli, spiacevoli, soltanto specchiandoci nell'occhio dell'altro, no? In fondo, anche in questa nostra conversazione, io capisco se sto esagerando, andando troppo lungo, guardando lei negli occhi, però questa è una relazione virtuale, ma c'è un contatto diretto. Ecco, se noi togliamo questa parte ai ragazzi, questo è un problema. E durante la pandemia le scuole chiuse non hanno consentito questo tipo di esercizi. E poi, se vuole, possiamo aggiungere un altro elemento. Un adolescente è nella relazione col coetaneo che trova la possibilità di parlare. Un 14enne è difficile essere in relazione ai genitori parlando dei problemi più importanti che lo attraversano. Ma si parla molto di più col compagno, con l'amico del cuore, con le prime sfide e i primi tentativi di diventare adulto, quindi questa transizione da bambino ad adulto, che è l'adolescenza, la viviamo molto nel rapporto con i nostri coetanei. Se questo manca, manca un pezzo importante della storia di crescita di un ragazzo. Ecco, professore, chiudiamo con un'ultima domanda. Lei prima faceva riferimento anche allo sport, all'attività fisica.
Sappiamo che svolgere attività fisica regolarmente può aiutare anche la sfera psicologica, aumentando il benessere fisico e l'autostima. Quanto è importante questo aspetto e sono effettivamente reali questi benefici sulla sfera psichica? Assolutamente sì, c'è una forte e stretta relazione fra benessere fisico e benessere mentale. Se vogliamo vedere la storia sull'altra faccia della medaglia, chi ha un handicap fisico, ad esempio, ha un maggior rischio di un disturbo mentale, paradossalmente. Tutti noi, quando siamo, credo tutti noi, insomma, quando siamo particolarmente tesi e agitati, ci viene a dire faccio due passi così mi scarico, no? L'attività fisica spesso è proprio verbalizzata come un'attività che mi scarica, che mi toglie lo stress. Sono esperienze quotidiane. Questo è un aspetto particolarmente importante. E anche qui, vede, durante la pandemia le opportunità di fare attività fisica si sono invece praticamente annullate, sono state chiuse le palestre, addirittura i bambini e i ragazzi non potevano uscire, se non avevano un cane non potevano uscire di casa, no? È stata fortemente ridotta e questo ha avuto un impatto sulla salute mentale. Non c'è dubbio, fare un'attività fisica, questi abbiamo anche dei dati di tipo biologico, cioè abbiamo degli equivalenti sulle immagini del cervello che ci restituiscono un benessere più diffuso quando c'è un'attività fisica, non necessariamente competitiva, ma anche un'attività fisica moderata, ci aiuta a combattere lo stress. Per i ragazzi lo sport, che sia uno sport piacevole, appunto anche qui dove la competizione passa in secondo piano, non che non sia importante, ma che venga vissuta nel modo meno aggressivo possibile, è un elemento di forte benessere, anche per la salute mentale. Grazie professore per essere stato con noi. Grazie a lei.